Presenza qui, sono Lorenzo, Meetup di Erba e Vallassina. Avrei preso qualche appunto, spero di non rubare troppo tempo. Primo punto che riguarda essenzialmente il funzionamento del movimento, la registrazione delle carte d'identità degli attivisti e dei partecipanti che attraverso questa registrazione, questa certificazione, possono essere abilitati poi a interfacciarsi con voi sulla nuova piattaforma. Immagino lo sappiate, di non dirvi niente di nuovo riguardo a questo, ma è di una lentezza pazzesca. Io personalmente sono iscritto da prima delle elezioni e non sono ancora certificato. Non siamo i soli, sono migliaia sicuramente. Quindi diciamo, è semplicemente un appunto per fare in modo che magari attraverso di voi si possa mandare un feedback alla gestione della piattaforma per cercare di accelerare il più possibile questo processo che ci rendiamo conto che può essere lento, che richiede i suoi tempi, che c'è magari pochi agenti, pochi volontari disponibili e tutto quanto, però fondamentale, anche perché più si procede in questa direzione e più si toglie combustibile alle diatribe, alle questioni sui dissapori interni del movimento e tutte queste balle qui che lasciano il tempo che trovano, ma danno sicuramente, come dire, alimentazione a cose che personalmente non ci interessano, perché noi valutiamo i risultati e i risultati sono eccezionali. Punto 1. Punto 2, appunto quello che diceva prima Vito sulla questione dei rimborsi elettorali. Allora, prescindendo che sappiamo benissimo che il ballista d'acciaio mente come respira, quindi qualunque cosa dica non ce ne può fregare di meno, fondamentalmente. Nasce una domanda, dato che la Corte dei Conti ha dichiarato fondamentalmente l'illegalità di questa situazione, è possibile vedere di attivare qualche tipo di azione anche parallela all'azione di parlamentare, qualche azione legale? Tipo una class action popolare e denunciare penalmente i partiti che hanno preso soldi scorrettamente e farseli ridare? Sicuramente ci sarà qualche strada da seguire. Vorrei, anche se sicuramente lo sapete, far presente che la Corte Costituzionale ha potuto fare quello che ha fatto rispetto alla legge elettorale in seguito all'azione di privati cittadini che si sono attivati, hanno sostenuto spese, si sono fatti, come dire, si sono messi in pista per conto loro per anni fino per arrivare a questo risultato. Quindi era un suggerimento che